adoramus te, sanctissime Domine Jesu Christe, hige de domnes ecclesias tuas, que sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Signore Gesù, presente davanti a noi nell'ostia santissima, che ci raduni intorno a te e inviti a porre il nostro orecchio all'ascolto della tua parabola, con la quale vuoi insegnarci le verità divine. Annunci che il tuo regno, il regno dei cieli, è vicino e il banchetto delle nozze è pronto e preparato e sono anche spediti gli inviti. Il tuo regno non è un regno umano, imperfetto e senza la sicurezza. Il tuo regno è diverso. Il regno di Dio, infatti, non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Ed è un regno che offre la vita eterna. Tu, Signore, instancabilmente mandi i tuoi messaggeri per portare il tuo invito alla generazione umana e anche il richiamo alla conversione e alla penitenza. Purtroppo non sempre vogliono ascoltare e fare il cambiamento radicale della loro condotta. Preferiscono seguire il desiderio di avere e di potere fino al punto di disprezzo dei tuoi comandamenti e disprezzo della vita del prossimo. Signore Gesù, oggi vogliamo chiederti il perdono per tutti quelli che rifiutano la tua benevolenza. Ti chiediamo il perdono per i peccati della negligenza e dell'ozio nel proseguire il tuo comandamento della pace. Preghiamo per quelli che rigettano il tuo invito al banchetto eucaristico, il banchetto della nostra salvezza, della redenzione e del perdono. E preghiamo anche per quelli che si presentano ma non vengono con l'abito nunziale. Maria Santissima, Madre del Re della Pace, intercedi presso tuo Figlio la grazia della concordia e della convivenza pacifica tra i popoli, perché possano insieme sedersi al banchetto nuziale nel Regno di Dio. Amen.